Non c'è musica stasera. No, stasera ho detto mi sono scocciato di mandare live di musica. Quindi è stasera è una piccola mostra d'arte. Solo arte. Francesco Caldosevi, un giovanissimo pittore. Pittore, guarda là, che bella cosa. Cose bellissime, interessanti. Questo è il suo quadro, prese, il suo quadro. Vedi. Bello. Sono di ispirazione cinematografica. Sì, questo è Le finestre che ride, dal vecchio film di Pupi Avati, credo del 76 o cose del genere. Vedi, quest'altro? Questo? No, questo è un falso. No, questo no. È un falso. Questo? È un falso. È un falso. Allora, siamo la Gioconda, siamo la Gioconda. Sì, la Gioconda, conosciamo bene le Gioconde che metti tu sul sito. Va bene. Oh, questo invece si torna alle cose serie. Che è Caldoselli. Caldoselli, bellissimo. Questo è invece è ispirato a Star Wars, se vedete, cioè, è molto bello perché in realtà è un quadro che può essere visto da tutti i lati, poi a fianco c'è un altro falso. La Gioconda è il falso 2. No, è falso 2, falso 2. Qua abbiamo due Iacobelli a fianco. Ah, Iacobelli, sì. Opere minori, Iacobelli. Oh, poi invece abbiamo anche un pezzo forte. Ah, sì, abbiamo dei... certo. Una... come l'hai chiamata? Performance. Chiama, i bassisti di Gilbert e Giorgio, che si chiama i bassisti, che però sono qua per immobili, cioè non fanno nulla già. Questo è l'ultimo quadro di Francesco Caldoselli, che è un giovanissimo 22 anni artista. E questo invece Profondo Rosso, ispirato a Profondo Rosso di Dario Argento, ovviamente. Ok, signori, niente musica, niente musica. Pino Di Cillo voleva che cosa? Pino Di Cillo è lui. Beh, e voleva che facessero vedere questo. E vabbè, ma che cosa c'è? Tu pensi, famoso! No, perché mi deve fare un piacere. Quindi... Dave Holland e Bal Phillips. Questo disco del 71 un po' di pubblico. Okay. Abbiamo anche del pubblico? Sì, e il fotografo. E vabbè. E abbiamo anche il terzo capitano. Terzo capitano. Che vi dice che non vi preoccupate, stasera. Oltre all'arte abbiamo una lesson con Pierluigi Balducci e Vincenzo Viz, Mauro Giovanni. A tra poco, aguzzate gli elici. Thank you.
Mauro Giovanni, che giustamente ha cominciato subito a essere severo con possibili eventuali ciuccissimi allievi. La parola, che cos'era il pezzo prima di tutto, scusate? Questa era una mia composizione. Dal titolo? Blue and Green. Ok, ok. Evans. Evans Davis. Evans Davis, di attribuzione diciamo controversa, se vogliamo un po'. Sì, sì, sì. Anzi, in un'intervista Bill Evans ha dichiarato: cioè, questo è un pezzo che io ho portato in studio di registrazione, l'ho portato io, l'ho iniziato a suonare, l'abbiamo visto, poi lo abbiamo inciso, ma lo ha depositato Miles. Ma si ha detto mai, che cazzo dice Miles Davis? Ok, la parola, adesso number two, a voi su qual è il primo argomento? L'evoluzione del ruolo del basso elettrico. Fantastico, prego. Prego. Bene, allora io introduco l'argomento. Naturalmente cercheremo di essere più diciamo divulgativi possibile, senza addentrarci troppo in diciamo dettagli tecnici, perché lo scopo di questo nostro incontro è quello di avvicinare il pubblico a un qualcosa che dai mass media viene un po' bistrattato, diciamo anche ignorato, che è la musica che non sia diciamo il pacco confezionato che siamo abituati a vedere con le armonie preconfezionate, ma qualcosa
che investe una sfera, diciamo, intellettiva e culturale differente, che è appunto il mondo della improvvisazione, cioè della composizione estemporanea. Come dice Paul McCandless, come dice spesso Balducci, i migliori assoli sono delle composizioni, sembra che siano scritti sul momento, no? Come nel film Il pianista sull'oceano, dice, sembra che quelle note aspettassero sempre, aspettassero di essere suonate, cioè erano già lì pronte. In realtà quello che noi appunto vogliamo dimostrare, mostrare meglio attraverso i nostri concetti didattici, divulgativi, è che il mondo dell'improvvisazione non è magari di facile lettura o di consueta lettura come quello della musica appunto di maggior consumo, ma che riserva una serie di sorprese, di stimoli che sono utili anche all'apertura della mente dell'ascoltatore. E quindi parleremo di un po' di concetti che introdurrà adesso Pierluigi, che servono appunto ad avvicinare il grande pubblico ad una musica appunto di minore esposizione mediatica. Sì, e vorrei, visto, ricollegarmi subito al tema dell'improvvisazione, per chiarire una cosa. Improvvisare non significa fare un assolo, come spesso si crede. L'improvvisazione non coincide con l'improvvisare melodicamente e basta. Improvvisare spesso, nel caso di un bassista, di un batterista, di un pianista, spesso certo, può significare improvvisare interagendo anche il giro armonico di accompagnamento o l'arrangiamento di un brano. Si improvvisa anche quando si suona una linea di basso. E questo è un concetto fondamentale. Arrivare alla conoscenza dell'armonia e arrivare alla conoscenza, alla prassi dell'improvvisazione, per poter elaborare estemporaneamente anche una linea di basso, che significa poter comporre, poter immediatamente tradurre il pensiero in musica. Chiaramente improvvisare è anche l'improvvisazione melodica. Per cui talvolta si interagisce creando estemporaneamente sia quello che noi chiamiamo linea di basso, l'accompagnamento, sia la melodia. E per arrivare a questo è fondamentale amare innanzitutto la tradizione che ci è arrivata dal jazz, tutta la tradizione jazzistica, l'ascolto, lo studio e bisogna assimilare ovviamente un linguaggio. Fermo restando che, come dire, il jazz è una musica che ha ormai 100 anni, quindi non esiste un unico linguaggio jazzistico, ma esiste un'evoluzione ormai centenaria che dovremmo, come dire, assimilare come degli strati, una stratificazione. Ogni jazzista contemporaneo, in un certo qual modo, deve qualcosa a Fats Waller, come a Sidney Bechet, come a Parker, Charlie Parker, Dexter Gordon o Chick Corea. Quindi, fatta questa premessa, io direi che possiamo anche semplicemente adesso suonare un brano molto semplice. Cioè, noi adesso improvviseremo con un semplicissimo blues. Il blues è un percorso di accesso all'improvvisazione molto molto particolare, perché è una forma tradizionale semplice, basata su 12 misure, e perché trae origini dallo sfogo individuale, cioè dal lamento di della comunità afroamericana, di individui che erano vessati da sofferenze, da una condizione esistenziale molto molto drammatica. Per cui blues significava spesso esprimere, sfogare il proprio dolore e la propria mettersi a nudo. E in tal senso io sfogo il mio dolore verso una contenta. E spesso e volentieri sì, una via di accesso all'improvvisazione è appunto il blues. In questo momento noi adopereremo un linguaggio molto molto semplice, che è quello della scala blues o delle scale pentatoniche, e cercheremo di rispecchiare quella che era l'anima primigenia del blues, cioè sfogo individuale, strumento che diventa voce e voce che diventa strumento. Che dici, maestro? Concordo. In che tonalità lo suoniamo? La più bella. Allora, in mi. In mi. Thank you.
Studiato attentamente con il maestro Balducci, aver acquistato il suo metodo, o parlavo no, parlavo del Colle Response. Parliamo del Colle Response, una tecnica che ho utilizzato qui improvvisando questo tema. Nei campi di cotone gli schiavi comunicavano attraverso un canto responsoriale, cioè si comunicavano un messaggio a cui c'era risposta. E quindi sullo strumento abbiamo simulato, no, questo call and response. In realtà questo l'ho fatto da solo, no? Cambiando registro. Però questo lo possiamo fare, chiaramente, anche insieme. Infatti lo faremo nel corso dei brani. È importante l'aspetto responsoriale della musica, perché una caratteristica principale del jazz è l'interplay, cioè l'interazione. Il musicista deve saper ascoltare quello che fa l'altro musicista e reagire ed interagire, perché non è tutto già preconfezionato come appunto nella musica classica o nel pop, nelle forme di musica che vengono chiamate appunto forma di musica esatta, come le chiama John Williams. Non che il jazz sia una musica sbagliata, ma in realtà in questo caso l'ammontare di responsabilità all'improvvisatore appunto si misura, sta nella misura in cui l'improvvisatore sa esporre un concetto attraverso un fraseggio e soprattutto interagire con l'altro musicista senza sovrapporsi. In questo caso noi suoniamo in questo duo di bassi e la responsabilità del non sovrapporsi è alta, nel senso che c'è comunque una condivisione di frequenze e di registro, nonostante il mio basso sia molto più bello del registro con tante più corde, è lo stesso liutaio che li costruisce, quindi si cade in piedi, è solo che il mio ha più corde, di conseguenza è più bello, ovviamente, no? Ci si suddivide le frequenze. Ed è un po' una metafora del saper parlare, no? Quando due persone parlano, uno aspetta che l'altra persona finisca e ascolta, perché
perché molte volte spesso si ascolta semplicemente aspettando il proprio turno, ok? Come nel mio caso con lui. Posso dire un'altra certo, cosa? Certo, io ho mai stato... professore Scaramuzzi. Vengo. Lei che è un musicofilo. Sì, Bach non fece le imitazioni. Certo, no, ma a parte quindi vuoi entrare le imitazioni. C'entra Bach, c'entrano il responsorio nella messa, c'entra Woody Allen. Il famoso I gonna go to Mississippi, tutto entra, che devo entrare, devo uscire, non devo entrare, io volevo ricollegarmi al discorso del call and response, che è una delle modalità principali per sviluppare un assolo. Il call and response, domanda risposta, la corrispondenza tra frasi che devono essere necessariamente speculari o molto simili. E prima di introdurre il prossimo brano, che è costruito con un tema che si ripete, voglio proprio parlare della ripetizione, cioè la principale risorsa che consente a una melodia, a una sinfonia, a una splendida canzone, a un blues, a una canzone di Pupo, ma come anche un meraviglioso brano di Henry Mancini, sono gli elementi di ripetizione. Se non c'è ripetizione, noi non possiamo cogliere uno sviluppo all'interno del discorso. Adesso non giustificare la tua scarsa creatività con questa fatta della ripetizione. No. Perché è importante questo. La ripetizione, talvolta noi troviamo la musica contemporanea un po' ostica perché manca la ripetizione, che è non solo la ripetizione pari pari di una frase come abbiamo noi provato a fare suonando il blues, la stessa frase la ripetevamo. È talvolta ripetizione con variazione, una stessa frase la si suona e la si ripete variata. O con altri elementi, per esempio la stessa frase la posso ripetere ma in un'estensione più alta o più bassa della scala o dell'armonia, in modo tale che l'ascoltatore capti lo sviluppo di un discorso e nella novità che sta arrivando capta il legame con il vecchio. Cioè hai appena nobilitato e spiegato il concetto di tormentore. Esatto. Ora, un conduttore incazzati come noi ovviamente ha avallato il tormentore, non potevamo non arrivare lì. Però ecco, la ripetizione è fondamentale, perché io posso anche suonare un blues facendo, torniamo al blues in ripeterla 3-4 volte, e quando questa diventa così tanto prevedibile che l'ascoltatore se l'aspetta per la terza volta, lo possiamo con un'aggiunta di elementi, con variazioni, questo equilibrio tra la prevedibilità e la sorpresa che fa la musica. Certo, quando ascoltiamo in macchina il mio melodico napoletano, noi sappiamo già quello che arriverà di qui ai prossimi 5 minuti. Se invece ascoltiamo una grande sinfonia come quella di Beethoven, comunque non possiamo prevedere tutto quello che avverrà, eppure Beethoven ha fatto di quella piccola cellula un pretesto per costruire un'intera sinfonia. E per questo, maestro, volevo proporre di eseguire un pezzo dal tema che si ripete molto e che è Caravan, cioè la stessa frase viene ripetuta più volte e anche è composta di due sezioni, una sezione che è molto riconoscibile, che ha un determinato giro armonico che noi chiamiamo A, seguita da una A e poi da una sezione completamente differente che noi chiamiamo B e che ha anch'essa all'interno un tema che si ripete anche se in più tonalità. Che dici, maestro, facciamo questo? Non ricordo nulla. Vai. Mm-hmm.
Su un canovaccio armonico, cioè su un preesistente giro di accordi, abbiamo utilizzato vari elementi ritmici. Allora, quali erano gli elementi che hanno dato un certo ordine? Cioè, pur non essendo, non avendo comunicato niente in precedenza, sapevamo cosa fare, perché c'è una sezione A, una sezione B, quindi c'è un ordine che stabilisce la durata degli accordi del brano. La seconda cosa è l'indicazione ritmica, quindi noi stavamo lavorando su un ritmo latino. Quindi sapevamo che la pulsazione era questa. E questo impulso ritmico, perché alla fine il basso è uno strumento che ha la sua prima connotazione ritmica, dà un input al solista su come deve improvvisare ritmicamente, perché si lavora attorno a questo ritmo. Quindi suddividendo idealmente in una griglia di sedicesimi, d'ossigeno, e noi riusciamo a lavorare sui sedicesimi in maniera sia metronomica che rubata. Il rubato, appunto, è quel tempo che viene indicato nei segni diagonica della musica classica come il tempo che fluttua attorno al timing metronomico. Per esempio, no? Se noi dovessimo pensare... Questo è un tempo metronomico, no? Invece... Pur lavorando sul tempo, si lavora attorno al tempo, dando quell'intenzione... In questo Pacnettini è bravissimo, con l'intenzione laid back, viene detta in inglese, che è l'intenzione che viene data allo swing, specie al swing medium time, in cui l'improvvisatore suona leggermente fuori dal tempo, ma seguendo sempre l'indicazione metronomica, che poi è questo che distingue un po' lo swing dalla tarantella, nel senso che se noi dovessimo suonare, no? Questa è tarantella, perché la tarantella appunto ha questa scansione precisa che andare. Se noi dobbiamo pensare allo swing, lo swing lo dobbiamo pensare. Okay.
fare una distinzione che io feci anche l'altra volta, maestro Balducci concorderà, tra il sedicesimo tradizionale occidentale e la quartina africana, che è importantissima per tutti i ritmi di matrice africana. Cioè, mentre noi siamo abituati a percepire il ritmo così, per sedicesimi precisi squadrati, gli africani lo concepiscono in questa maniera. Infatti, se sentite il samba, loro lo suonano così. Perché è un misto di terzina e quartina. Questo è importantissimo in tutti i ritmi di matrice latina e africana. Fatta questa breve parentesi, io passerei la parola al maestro Balducci, che credo voglia approfondire alcuni concetti. Io vorrei parlare di walking bass. Hai imparato qui a suonarla? Sì, certo, certo. E poi da qui ricollegarmi a uno dei brani che abbiamo in scaletta, e cioè appunto il walking bass è per un bassista una sorta di ordalia, di punto di arrivo e di sfida. Spesso, insomma, i ragazzi, io quando io avevo 18-19 anni, voglio suonare il walking, lo voglio fare come si deve, voglio poterlo improvvisare sempre. E voglio poter avere una fantasia costante. Ecco, il walking bass è un elemento fondamentale quando le fantasie erano fantasie sane nello swing, nel jazz mainstream in generale. Ovviamente il jazz poi è un mondo molto ampio, per cui esiste anche un jazz che non utilizza il walking o lo swing necessariamente, però il jazz è caratterizzato da una propulsione, una progressione, una spinta in avanti indubbia, che è data da due elementi. Innanzitutto, dal punto di vista ritmico, lo swing che diceva lui. Lo swing è sempre, pur essendo organizzato su 4-4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ha questa pulsione in avanti data sia dagli accenti, dall'intenzione diseguale con cui si accentano i quattro movimenti. Voi non sentirete mai 1, 2, 3, 4, già non c'è swing in questa cosa. Poi dal fatto che all'interno è suddiviso in una o quartina, come diceva lui, una terzina comunque molto elastica, molto mobile, molto diseguale, e poi la stessa pronuncia dello swing è irrefrenabilmente protesa a rotolare verso avanti, e per finire abbiamo, sì, perdonami, abbiamo elementi armonici, per esempio la stessa progressione 2, 5, 1, e l'utilizzo di determinate dominanti secondarie, non entro molto nel tecnico, fa sì che l'armonia del jazz sia sempre spinta in avanti. Ora, un elemento in questa spinta, in questa irrefrenabile forza che ha lo swing, è data dal walking bass, perché il walking bass cammina sulle note dell'armonia, cammina non sulle note statiche dell'accordo, no, o meglio, non solo sulle note statiche dell'accordo, ma le mescola alle note più instabili. E questo rende il walking bass magico. Vi faccio un esempio. Se io adesso suono il blues di prima, lo faccio in fa, e lo suonassi, vabbè, senza swing ritmico, facciamo un esempio. Perso la magia dello swing, ma se lo suonassi soltanto sulle note degli accordi, facciamo un esempio. Alle note dell'accordo, che crea una costante tensione anche melodica. Facciamo un esempio: queste note non dell'accordo possono essere di vario tipo, o note diatoniche della armonia di riferimento, degli accordi di riferimento, addirittura note cromatiche. Provo a spiegarvi. Ancora.
avere ereditato dalla tradizione, dalla storia, l'arte del walking bass, che adesso proveremo invece a utilizzare in una canzone famosissima che è entrata nel repertorio jazzistico da molti, molti, molti decenni, che si chiama All Things You Are. Noi ora non faremo alcuna, non cureremo alcun aspetto didattico, semplicemente suoneremo. Che dici, maestro? Ma sì, concordo. Andiamo. Vuoi? Prego.
No, volevo dire, scusi, non sono d'accordo con lei, posso criticarla, cioè sul basso che ha più corde, cioè più corde ha un basso, più bello capello. È. Certo. È come se lei dicesse, più capelli ho, più bello so. No. Cioè, non so se... Ma io ho i capelli dentro. Ah, ecco, grazie. Adesso io vorrei fare un omaggio extra didattico, tanto che al diavolo la lezione, a Michel Legrand. Tanto che è scomparso, quale però insegna, come altri grandi, come Henry Mancini, altri grandi compositori anche di colonne sonore, che si può fare grande, grandissima musica con semplicità, una semplicità assolutamente frutto di grande sapienza, che è frutto di sottrazione, ma di grande, grande gusto, di grande appunto equilibrio tra le proporzioni. Il pezzo che suoniamo si chiama What Are You Doing the Rest of Your Life? Questa la dedichiamo a Scaramuzzi, che yes. È un estimatore di questo brano in particolare, e gliela dedichiamo. Grazie. Anche Molinaro, eh? E anche Molinaro, Molinaro ha un che di particolare su questa. E parte. Allora la dedichiamo ai due capitani. E alla capitana. E alla capitana che ci sta seguendo in streaming. Andiamo? Sì. Thank you.